All'Isola dei Famosi 2018, la convivenza tra Paola De Benedetto e Bianca Azzei, legate da una corda per tutta la settimana, è sempre più difficile. La ex madre natura di Ciao Darwin ha ammesso di stare per cedere di fronte alla convivenza forzata, visti i caratteri e gli stili di vita diversi tra le due. Paola, che aveva già descritto la sua insofferenza verso le abitudini di Bianca, è sbottata ironicamente, ma neanche troppo. Mi viene da piangere. Fino a ieri sera era quasi divertente. Ora ci rendiamo conto che essere private così del proprio spazio vitale, attaccati a una persona così diversa, anche nelle abitudini, diventa veramente stressante. Diciamo che è un ottantenne nel corpo di una trentenne. Gli autori dell'Isola, alle prese con un'edizione per la verità scarna di emozioni, hanno pensato bene di unire indissolubilmente due personaggi che già non dimostravano di avere grande simpatia l'una nei confronti dell'altra. Paola è stata nominata Peor della settimana nella quinta puntata dell'Isola. Al momento i naufraghi non sono più divisi tra meglio e peor, ma sono tutti sulla medesima isola. Per questo, la De Benedetto è stata punita, costretta a restare legata proprio alla persona che aveva nominato in puntata. Paola De Benedetto è peraltro una dei naufraghi a rischio eliminazione nella prossima puntata. I tre nominati sono Paola, Franco Terlizzi e Gaspare, alias Mimo Formicola. I primi due sono stati i più votati dagli altri naufraghi, mentre il terzo è stato scelto da Simone Barbato, Meglio della settimana. Chi se ne frega?